Piero Calamandrei fu coi fratelli Rosselli nel circolo di cultura del 1920-24, assaltato dai fascisti e chiuso ad autorità. Ma è anche il personaggio che riapre il circolo di cultura intitolato ai fratelli Rosselli, da cui viene la nostra fondazione e lo riapre addirittura già nel settembre 1944, a liberazione di Firenze appena avvenuta. Bene, proprio Piero Calamandrei sarà costituente, cioè sarà eletto nell'assemblea che redige la Costituzione e sarà anche uno dei padri della Costituzione, sia nello svolgimento dei lavori dell'assemblea costituente, sia poi nella rivendicazione per tutta la sua vita, per il decennio successivo, dei valori e dei principi della Costituzione. Ecco perché la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli vuole festeggiare il 2 giugno di quest'anno, un 2 giugno particolarmente impegnativo, appostando nel suo sito www.rosselli.org un ricordo sia di Calamandrei, a cui abbiamo dedicato questo quaderno, Piero Calamandrei, politico fiorentino europeista, sia agganciandolo anche a uno scritto che Ugo Intini dedica a Pietro Nenni, che indubbiamente della Repubblica nella campagna elettorale per la Costituente del 1946 fu veramente una punta di diamante, fu veramente un elemento trainante. Bene, gli ideali della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, gli ideali dei Fratelli Rosselli, di Piero Calamandrei, si sintetizzano in due valori, due principi inestricabilmente connessi: giustizia e libertà. Oggi, proprio alla luce delle conseguenze economiche e sociali della pandemia del Covid-19 che ci ha afflitto e che ci affligge, questi due ideali tornano di particolare attualità. Come si può pensare che non ci si, che ci sia una ripresa senza che ci sia un'iniziativa pubblica consapevole che possa trainarla? Come si può pensare che ci sia una ripresa senza colmare quei vuoti nel servizio sanitario nazionale e nell'assistenza sociale che l'epidemia ci ha crudamente posto di fronte ai nostri occhi? Come si può pensare di affrontare le conseguenze economiche e sociali della pandemia senza un'impresa, uno spirito personale e individuale di intrapresa che si collochi all'interno di un'etica della responsabilità collettiva? In altre parole, oggi parlare dei fratelli Rosselli e di Piero Calamandrei non è fare opera storica, opera commemorativa dal 2 giugno del 1946 al 2 giugno del 2020. Si tratta invece di cercare di trovare un'ideologia e dei principi e dei valori che prolunghino e che, su cui si possa appoggiare quello spirito di fraternità e di solidarietà con cui tante cittadine e cittadini italiani, in particolare chi era impegnato nel Servizio Sanitario Nazionale in vario modo, hanno saputo dimostrare. Non ne usciamo dalla crisi economica e sociale in cui ci troveremo se non saremo animati da principi e da valori, se non sapremo prolungare questo sforzo di solidarietà. Ed ecco perché riproporre il legame inestricabile fra libertà, spirito di impresa, di affermazione personale e giustizia, cioè una società che garantisca che questo affermazione individuale non fuoriesca da limiti sociali accettabili, ma soprattutto che sia capace di una grande coesione sociale, riproporre questi due ideali tutti insieme mi sembra che sia assolutamente attuale e assolutamente importante. Ecco perché la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli vuole ricordare in particolare il 2 giugno, non con un'assemblea, non è possibile farlo, ma certo con il messaggio dei suoi media, dei suoi social media, un messaggio che si rivolge in particolare alle giovani generazioni.